professor John Calza, che voi penso conosciate, è venuto anche in questo istituto, alla biblioteca distrettuale di Ploiesti, e il professore Cardino ha ricordato anche la presentazione all'interno di un'iniziativa del professor Guida all'Accademia di Romania di Roma. Con il professor Dino ringrazio la stessa Corina Badelita, che è stata veramente tramite cortese e diciamo preciso, sapiente di questa organizzazione. Io vorrei parlare, stando a Venezia, dei rapporti tra Enrico Amante e Venezia. Enrico Amante è stato a Venezia, era giudice in una cittadina allora di terra di lavoro quando ci fu il grande moto del 48, quando tutta l'Europa esplose in queste manifestazioni di popolo in nome delle idee di nazionalità, di libertà, di costituzionalismo. Ebbene, questo giudice giovane, nato nel 1816, Enrico Amante, siamo nel 32enne, giudice che lascia la sua carica di giudice e parte volontario per la Lombardia e partecipa da eroe allo scontro di Purtatone Montanaro, dove fu ferito al malleolo e non fu possibile estrarre quella scheggia che portò per tutta la vita. Ma non solo ha combattuto a Portatone Montanaro, Enrico Amante, uno dei due giudici soltanto di tutto il regno delle due Sicilie che abbandonò un posto sicuro, ma venne a combattere da volontario in Lombardia, venne a Brescia, ma venne anche a difendere Venezia. Enrico Amante è stato con il battaglione dei volontari guidati da Guglielmo Pepe, che poi Daniele Manin rese responsabile militare della difesa della Repubblica di San Marco, proclamata il 17 marzo del 1848, qualche giorno dopo, il 17 fu liberato Manin dalla prigione, il 22 mi pare marzo 1848, qui Venezia esplose, tornò alla sua antica universale tradizione storica, la Repubblica di San Marco. Ebbene, Daniele Manin, questa grandissima figura del Risorgimento italiano che Venezia onora sia con la statua Campo Manin e con la tomba lì sul lato settentrionale della Basilica di San Marco, benché debba rimproverare le autorità comunali di Venezia di non dare nemmeno una lapide vicino alla tomba di Manin, per cui passano milioni di turisti e non sanno che dietro quella cancellata c'è una delle più grandi figure della storia di Venezia e della storia d'Italia. Ebbene, Guglielmo Pepe, che con altri grandi ufficiali napoletani, 2000 volontari, non eseguirono l'ordine di Ferdinando di ritornare a Napoli quando ci fu l'abbandono, no, di quella idea confederale che aveva portato sia truppe regolari che volontari in Lombardia, e quindi 2000 volontari al comando di Guglielmo Pepe vennero a difendere Venezia. Tra questi c'è il grande Enrico Cosens, ferito 4 volte qui a Venezia, qui è stato intestato uno dei forti sulla terraferma di Mestre, Cesare Rossarol, che diede qui la vita, Alessandro Poerio, che è stato qui, ha dato sangue, è morto qui sul campo, sui campi qui a Venezia, e Luigi Carlo Mezzacapo e Ulloa. Ma tra questi ufficiali c'erano anche uomini più semplici come Enrico Amante, che non volle avere gradi benché fosse un giudice, volle solo essere chiamato caporale, tant'è vero lo chiamavano il giudice caporale. E Guglielmo Pepe, quando schierò i 2000 volontari a Piazza San Marco, dopo averli un po' così presentati, si fermò davanti ad Enrico Amante per elogiarne il comportamento e l'esempio. L'uomo che seppe amare la patria con la penna e con la spada, come seppero fare durante il Risorgimento tanti intellettuali
che hanno veramente segnato la storia nobile di questo paese. Ricordo qui per Venezia, mi trovo, che qui è morto, qui sono le ceneri del grande musicista Domenico Cimarosa, che ha musicato l'inno della Repubblica Gloriosa Napoletana del 1799. E qui poi la mia passione risorgimentale trae una delle fonti, non solo nella figura di Daniele Manin, ma nei fratelli Emilio Attilio Bandiera e Domenico Moro, che sono andato ad onorare proprio oggi nella Basilica di San Giovanni e Paolo, perché anche lì, nelle indicazioni turistiche, nelle guide, danno un'indicazione di chi siano stati questi tre grandi veneziani e ricordino solo i doci. Ebbene, questo per dire che Amante non solo ha combattuto per Venezia, ma l'ha elogiata Venezia come la seconda Roma. Cioè, tra Venezia e la Romania, Enrico Amante ha trovato una consonanza profonda. Cioè, in sintesi, ha detto Enrico che la grande virtus romana, la forza della romanità, ha trovato in due soli luoghi della storia l'eredità più grande. Una è stata Venezia. Venezia è nient'altro che la Roma dei romani di Aquileia e di Padova, che sono venuti qui a rifugiarsi di fronte all'avanzata dei barbari, dai Goti agli Unni. E l'altra è stata la Romania. In questi due luoghi soltanto, nella Valacchia e a Venezia, la virtus romana, la forza civilizzatrice, il coraggio, le sue nobili virtù hanno trovato l'eredità più vera. Nemmeno in Italia, occupata da tutte le varie tribù gote, Visigoti, Ostrogoti, Vandali, Longobardi, Normanni, questa virtus romana è stata contorta. Non pensiamo alla stessa Francia. La Gallia è diventata Francia perché i Franchi sono una tribù di origine germanica. La Spagna, influenzata dalla componente visigota, il Portogallo, lo stesso Belgio. Bene, i due luoghi in cui quella romanità, che era il grande sogno di Enrico Amante, dice che io dagli anni di mia formazione il culto di Roma fu la mia stella polare e io ho sempre pensato come far rinascere Roma, come far tornare Roma in questo mondo germanizzato per certi aspetti, poi su questo tornerò per riprendere il tema moderno, io credo, e profetico della Confederazione Latina di Enrico e di Brutamante, il figlio che collaborò col padre con un sentimento filiale, come il preside Gardillo ha richiamato in quella figurazione tra Enea e Anchise. Diremmo che il rapporto tra Bruto e Enrico è un po' come quello tra Anchise ed Enea, veramente mai trovato un rapporto filiale così profondo come anche tra Enrico e Giuseppe, il nonno, il padre, sindaco di Fondi, coraggioso contro tutti i prepotenti, specialmente i briganti. Ebbene, Enrico aveva questo culto di riportare la romanità nel mondo moderno. Lui, che era uno dei più grandi studiosi del diritto romano, che era, diciamo, titolare di una scuola di giurisprudenza a Napoli, fu frequentato da personaggi tra cui il grande onorevole teorico dell'emancipazione femminile, grande in tutto il mondo. Pensate che quando morì le femministe americane pensarono che era morto uno dei più grandi difensori nella storia dell'umanità della causa femminile, e quando era vivo diceva ci volesse un Morelli al congresso degli Stati Uniti, 10 anni prima che Stuart Mill facesse quel lavoro che noi ben conosciamo. Ebbene, la Confederazione Latina, perché io credo che sia profetica? Perché aveva già intuito Enrico che l'egemonia tedesca, che Bismarck e la Germania Guglielmina cercarono di portare avanti da un lato, e la spinta egemonica russa
parlare, erano i pericoli più grandi per la storia non solo dell'Europa, ma della civiltà. Guai se l'umanità avesse avuto un tentativo egemonico tedesco, un tentativo egemonico russo. Non solo sarebbe arretrata l'Europa, ma la storia della civiltà. La storia ha confermato la profezia di Enrico Amante. E quindi io credo che la Confederazione Latinoamericana era un sogno allora, ma io credo che nessuno ha saputo mettere il dito nella piaga dello spirito tedesco, dello spirito russo-slavo più di Enrico, e che quell'opera, la Carta d'Europa, sia una delle opere profonde, più profonde dal punto di vista storico che abbia letto. Lui che era un erede di Vico, I rapporti con la Romania sono stati talmente profondi, lui si è battuto per l'emancipazione dei diritti della Romania e con la sua rivista ebbe contatti con tutti gli studiosi e i giornalisti e anche personaggi della storia rumena come Rossetti, che venne a Roma e che Enrico conobbe. Pensate che Enrico, io perché ho un po' di rabbia perché non è stato messo nel dizionario biografico d'Italia, perché uno che è stato combattente nella prima guerra mondiale, ferito, amico di De Santis, l'amico più fraterno di De Santis, uno presidente di corte d'appello, senatore, scusate se uno non ha diritto di stare nel dizionario biografico d'Italia, non penso che possa dire. Quando morì a Napoli ed è sepolto nel quadrato degli uomini illustri, come avete visto, fu messa sulla sua bara una corona con il tricolore rumeno e parlò a nome della stampa rumena un esponente che, diciamo, ringraziò pubblicamente Enrico e disse che la sua morte aveva provocato un eco di cordoglio e di commozione in tutta la Romania e che un uomo come lui non doveva mai morire.